Negli ultimi anni avevo cercato di potergli parlare perché mi interessava, mi incuriosiva questa persona. E allora era molto protetto, per cui non avevo potuto superare il filtro, non avevo insistito, avevo mandato soltanto un bigliettino alla custode, poi non era andata a buon segno la cosa. Invece più tardi, forse la stessa persona che accudiva il dottor Roll mi aveva poi chiamato perché si era aggravato ed era stato portato all'ospedale e riteneva che così potesse essergli di aiuto anche con gli ultimi sacramenti. Allora ero stato da lui, gli avevo parlato, mi avevano detto che quasi sicuramente era in coma, in realtà non muoveva gli occhi, ma avevo l'impressione che sentisse. Gli ho detto qualche cosa, adesso non ricordo esattamente, ma insomma un po' così relativo al senso della nostra vita, eccetera. E poi, siccome sapevo che era molto sensibile al richiamo della Consolata, della Madonna in genere, allora gli avevo detto, vuole che diciamo insieme una preghiera? E lui aveva aperto gli occhi quando ho detto l'Ave Maria, e quindi mi aveva molto colpito, gli occhi li conoscevo soltanto dalle fotografie, molto intensi, molto forti, e avrei pensato di trovarmi di fronte a degli occhi molto velati, quindi insomma da chiusura sul finale, no? In realtà erano così penetranti che mi avevano proprio un po' sgomentato, cioè erano ancora più forti di quelli che avevo visto in qualche fotografia, uno in particolare che è poi diventato suo ricordino funebre. E quindi di lì avevo capito che era presente, ma soltanto aveva un po' di rifiuto per le cure mediche,